stato una sorta di spot per il calcio, per certi valori, in periodi in cui del calcio spesso se ne parla male, insomma quella tua commozione, quelle tue lacrime hanno fatto un po' commuovere un po' tutti noi. Io ho un modo di vivere il calcio, con tanta passione, con tanto amore, per quello che faccio è normale. Se si è creato un film con Parma è precisamente perché ci accomunano tante cose e quindi perché delle belle storie esistono, ci sono, basta raccontarle. Tante volte si fanno dei giocatori di calcio, diciamo, tutto il nervo in fascio e se vogliono raccontare un po' di storie un po' bizzarre. Invece è una professione dove c'è un po' di tutto. C'è la brava persona, la cattiva persona, c'è il professionista serio, quello meno serio. Credo che sia un po' quello che succede in ogni professione. E quindi noi calciatori non siamo l'eccezione, però ci sono anche delle situazioni belle che vanno vissute e quindi io mi sono appassionato di quel tipo di calcio, di quel calcio ho giocato col sentimento, ho giocato col cuore, indipendentemente anche delle maglie che uno veste. E quindi per un argentino che è arrivato così piccolo dall'Argentina e essere così ben voluto da parte di tutta l'Italia, perché sinceramente mi vogliono un sacco bene, ma principalmente a Parma sono il suo figliolo e fa piacere. Una decisione maturata in questa stagione? Sì, chiaramente. Con il trascorrere delle giornate vissute al di fuori del campo di calcio, vedendo che le cose andavano bene, si cominciavano ad andare sul verso giusto, la classifica aiutava e quindi diciamo che posso andare via con tranquillità. Mi sono autodefinito, ma umilmente, un pompiere, che quando c'erano le difficoltà sono stato chiamato e ho risposto, e anche l'anno scorso uguale, e quindi non c'è più bisogno di un pompino e quindi le cose vanno bene e questo mi tranquillizza e mi dà la serenità di poter andare via tranquillo. Adesso c'è la proposta dall'India, ma non solo, cosa farai? Diciamo far ridere, però sinceramente oggi sono disoccupato e quindi, ma è reale perché così ci sono altre proposte, diciamo che comincerò a ascoltare quello che in suo momento non ho voluto ascoltare. Non ho voluto ascoltare a gennaio dell'anno scorso, non ho voluto ascoltare a giugno di quest'anno, perché il Parma aveva bisogno, perché il Parma poteva avere bisogno. Come mi sono accorto che le cose non stanno così, che si può fare a meno tecnicamente di me, allora posso andare via tranquillo e lasciare con assoluta tranquillità e serenità il calcio a alti livelli. Adesso andrò a vedere, a fare esperienze di vita, a fare situazioni magari molto molto divertenti, vediamo, valuteremo, ma di concreto oggi non c'è niente di firmato, non c'è niente di confermato, ci sono solo ipotesi, ci sono idee, ci sono inviti, come questo caso dell'India, ma si vedrà. Volevo chiarire questo perché non è che cambio il Parma per andare a giocare altrove, assolutamente no, è una cosa ben diversa. Se io avessi fatto parte del progetto tecnico del Parma, sarei rimasto fino alla fine, questo sicuramente. Non avrei ascoltato nessuno, come d'altronde l'ho fatto in questi negli ultimi mercati. Ecco. Senti Hernan, è possibile che 12 mesi fa eri il capocannoniere di questa squadra, mentre adesso devi andare a giochicchiare all'estero? Ma non vado a giochicchiare all'estero, no, io vado a divertirmi, perché giocare a alti livelli è quello, giocare. Il resto è più divertente, più... Vediamo, la prendi un po' più con un'altra filosofia. È come quando sono andato a fare...
a novembre la partita benefica a Dubai, cioè cose che ti divertono, che ti fanno piacere fare. Quindi un po' questo è quello che sto cercando, magari fare qualche esperienza di vita, ma ancora non è niente deciso, niente di... Soffermarmi soltanto a 12 mesi fa, io ti dico da 19 anni che faccio questo, non sono i 12 mesi, quindi sono 19 anni che lo faccio da professionista. È un po' ti fa male la legge della vita, è così, arriva un punto che devi finire. Ci tenevo a farlo a Parma, perché chiaramente non posso negare che c'erano altre società di calcio italiane di volermi, ma non me la sentivo, non mi sentivo di andare a indossare un'altra maglia nel calcio italiano. Volevo rispettare la parola data ai tempi, vorrei chiudere la mia carriera ad alti livelli a Parma, e questo è stato il mio desiderio e quello che ho fatto. Erano un'ultima domanda su Facebook, i tifosi ti stanno già salutando e ringraziando tutti, ci sono centinaia di messaggi. Che appuntamento gli diamo ai tifosi? Prima di tutto dire che l'Hernan Crespo di Facebook non sono io. No, sulla pagina ufficiale del Parma. Sì, però non tanto chiariamo questo, perché è importante, perché c'è un Hernan Crespo, io non sono molto di Facebook, però è l'Hernan Crespo che c'è in Facebook, non sono io. Quindi se qualcuno sta scrivendo a lui, o a lei, non lo so, non sono io. A parte questo, che le devo dire? Niente, che ci rivedremo. Ci rivedremo spesso. Chi abita a Parma mi vedrà in giro, mi vedrà portando le bimbe a scuola, mi vedrà andando a passeggiare. Ci rivedremo allo stadio, adesso sì, non da giocatore tifoso, non soltanto da tifoso. Però la storia non finisce qui, io sono convinto non finisce qui. Ci rivedremo in campo e studierò tanto come per tornare preparato a coprire un ruolo importante nel Parma, ma ci vorrà del tempo. Scusa, posso farlo anch'io? Era l'agosto del 96 quando ho incontrato un ragazzo timido che aveva tanti sogni. Oggi quello che va via è un campione, un uomo che lascia un grande rimpianto qui a Parma. Erano i sogni che tu avevi e più ancora di quello che speravi, ti manca qualcosa, qual è il tuo bilancio? Il bilancio è che non ci sono rimpianti, e questo è quello che vorrei, che ci siamo goduti ogni singola partita, ogni singolo minuto fino in fondo, e non ho rimpianti, non ho assolutamente rimpianti, ho dato tutto quello che avevo, tante volte non bene, le cose non andavano bene, tante volte sono andate più che bene, ci siamo divertiti, mi sono divertito, ed è stato sinceramente molto bello far parte, e questo va al di là di ogni sogno, quindi non ho ottenuto più di quello che mi aspettavo. Si pensa al ragazzo che è arrivato a 21 anni in Italia e ho fatto di strada, quindi mi fa piacere vedere tutti voi oggi. Forse parlano proprio nel destino, hai quasi il nome di un'opera di Verdi. Quasi, cioè, argentinizzata, diciamo, la mia, sarà un caso, perché no? Mi piace l'idea, mi piace molto. Grazie. Grazie.